E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringiluca Tech. Oggi parleremo di iOS 11 e la beta 2, ma subito dopo la sigla, quindi non perdiamo tempo e andiamola a vedere subito. Ragazzi, prima di tutto devo chiedervi scusa e darvi una spiegazione del perché domenica scorsa sul mio canale c'è stata l'assenza del video, ma ho avuto qualche piccolo problema con la mia videocamera che mi ha impedito la registrazione. Detto ciò, domenica scorsa io dovevo parlarvi di iOS 11, beta 1 e tutte le sue novità, ma dato che proprio in questa settimana è uscita la beta 2, farò una fusione dei due parlandovi di tutte le novità di iOS 11 e dei bug che è andato a correggere la beta 2. Ed eccoci qui ragazzi, come potete vedere siamo sulla mia scrivania in questo bellissimo setup, spero, almeno fatemelo sapere qui sotto nei commenti, e abbiamo qui davanti il nostro iPhone. Questo è un iPhone 6S sul quale è installato iOS 11 beta 2, l'ultimo firmware che è uscito. Adesso andiamo a vedere tutte le novità principali. Quella più importante, diciamo, che si nota a prima vista è il nuovissimo centro di controllo, ridisegnato in tutte le icone e adesso è a tutto schermo, quindi andrà ad opacizzare tutta la schermata home del nostro smartphone per farci vedere il centro di controllo. Come potete vedere possiamo accedere con il 3D Touch a svariate funzioni, anche musicali, e soprattutto sono carini questi slider per regolare la luminosità, il suono e quant'altro. Come potete vedere qui sotto abbiamo due righe che possiamo personalizzare a piacere appunto nelle impostazioni. Andando in impostazioni, centro di controllo, personalizza controlli e abbiamo svariati widget da poter inserire. Ragazzi, altra novità importantissima ce l'abbiamo nel centro di notifiche. Come potete vedere, scrollando dall'alto verso il basso ci scorre come se fosse una nuovissima schermata home. Andando verso sinistra abbiamo sempre i classici widget e andando verso destra abbiamo la classica fotocamera. Ma tornando alla schermata di notifiche, qui in questa schermata ci vengono le notifiche meno recenti, mentre facendo uno scrolling verso l'alto ci appaiono tutte le notifiche passate. Altra novità molto interessante la troviamo nell'applicazione dei messaggi. Come potete vedere è stata ridisegnata qui nella parte bassa, includendo l'App Store, musica, cose che potevamo fare anche prima, ma adesso con questi nuovi toggle è possibile inviarle più rapidamente. Inoltre sono stati aggiunti, adesso facciamo un messaggio di prova, degli altri effetti grafici a schermo dove è possibile inviarli facendoli vedere direttamente alla persona interessata. Ragazzi, altra novità interessantissima implementata in iOS 11 è la Dark Mode, che praticamente è una versione successiva all'inversione colori che c'era prima. È possibile attivarla tramite le impostazioni generali, accessibilità, andando scrollando fino in fondo abbiamo abbreviazione accessibilità. E praticamente questa è la funzione di cliccare tre volte sul tasto home per attivare una di queste impostazioni. Attivando in versione colori smart, andando a cliccare tre volte sul tasto home, vediamo che tutta la colorazione diventa nera, ma non è come prima che praticamente tutto viene invertito di colori. Come potete vedere tutte le icone rimangono dello stesso colore che erano prima e quindi abbiamo un'inversione colori smart. Continuando con le ridisegnazioni grafiche, abbiamo Siri molto più carino e molto più intelligente, soprattutto più in là avrà la possibilità di tradurre anche un dialogo e quindi sarà molto più utilizzato. Adesso andiamo a richiamarlo per farvi vedere l'iconcina qui sotto come è stata cambiata. Come potete vedere è molto più bella e molto più lineare e pulita. Altra implementazione molto interessante la troviamo nella nuovissima applicazione chiamata File. Come potete vedere in questa possiamo andare a gestire tutti i nostri file di iCloud Drive, Google Drive, Dropbox, andandoli ad aggiungere man mano. Inoltre possiamo andarli a gestire tramite dei tag, come appunto accade su macOS. Tornando alle ridisegnazioni grafiche, abbiamo un App Store totalmente rivoluzionato. Come potete vedere è stato ridisegnato totalmente in tutte le icone e in tutte le impostazioni. Abbiamo queste nuove 5 sezioni qui in basso che ci portano sui giochi, sulle applicazioni, sugli aggiornamenti e sulla ricerca, ma soprattutto nella sezione oggi dove ci vengono proposte tutte le applicazioni più interessanti della giornata. Un'ulteriore novità delle applicazioni messaggi è quella lì di poter andare a sincronizzare i messaggi di iMessage direttamente su iCloud. Infatti, come potete vedere, andando in impostazioni messaggi abbiamo la possibilità di sincronizzare tutti questi messaggi. Adesso inviamo una sincronizzazione, dato che precedentemente non l'ho mai fatta, e come potete vedere
Spero che la videocamera riesca a mettere a fuoco. In questo momento sta effettuando una sincronizzazione su iCloud. Tornando alle ridisegnazioni grafiche, abbiamo una calcolatrice che è stata ridisegnata sia nell'icona che all'interno. Come potete vedere, tutti i tasti sono un po' più tondi e quindi è molto più carina graficamente. Ragazzi, le novità per il momento sono queste. Vorrei portarvi un video qui sul mio canale ogni qualvolta esce qualche novità appunto su iOS 11. E per questo restate aggiornati iscrivendovi al mio canale e magari attivando la campanella qui sotto. Ma il video non finisce qui e adesso andiamo a vedere tutti i bug che è andato a correggere iOS 11 Beta 2. Ragazzi, uno dei bug principali della Beta 1 era quello lì che non potevamo attivare il Bluetooth dal centro di controllo. Come potete vedere, questo bug nella Beta 2 è stato risolto e possiamo attivarlo e disattivarlo a piacimento. Altro bug della Beta 1 che è stato risolto con la Beta 2 è quello lì della fotocamera, dato che precedentemente ci appariva una schermata ambrata che ci impediva il suo utilizzo. L'unica soluzione per ovviare a quel problema era riavviare il dispositivo e quindi creava parecchi disagi a chi doveva fotografare magari in un momento particolare. Come potete vedere, questo bug con la Beta 2 è stato risolto e quindi possiamo andare a scattare fotografie quando più ci pare e piace. Altro bug di cui non sono ancora riuscito a risolvere il problema è questo qui del multitasking, dato che quando per esempio in questo momento voglio andare a chiudere l'applicazione dei messaggi, quando vado per tornare alla schermata home mi riappare la schermata dei messaggi. Questo ovviamente si può ovviare cliccando semplicemente una volta sulla schermata home e andandola a chiudere in un secondo momento, anche se lo faccio in questo preciso istante andandola a chiudere. A volte, non in questo caso, ma rimane stesso sull'applicazione. Ragazzi, tutte le novità che dovevano essere illustrate ve le ho illustrate tranquillamente, spero di essere stato abbastanza chiaro. Quindi adesso non perdiamo tempo e passiamo a me per il finale. Ragazzi, il video finisce qui. Vi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi vi siete scontrati in qualche bug di cui io non ne sono a conoscenza e se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e noi ci rivedremo domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.